Eccoci ancora insieme dopo la serata con Ciotti. Dico bentornati a tanti di voi. E un saluto caro a tutti voi, e in particolare a chi è già stato nostro ospite come relatore nelle precedenti serate. Don Pierluigi di Piazza, Peppino Englaro, Maris Martini, sorella del Cardinal Martini, e Ugo Rosenberg, stasera qui con la moglie, signora Marina Bassani, attrice di cui avremo modo di ascoltare alcune letture questa sera. E saluto anche i cugini, amici Corrado e Manuela. Ecco, molto gradita da parte mia la vostra scelta di ritornare qui stasera per condividere un altro tassello di una chiesa a più luci. Saluto con un grazie tutto speciale Giulia Facchini, avvocato e nipote di padre Carlo Maria Martini, per aver accettato subito il mio invito a condurre questo incontro con gli amici Peppino e Don Pierluigi, qui per aiutarci a riflettere su un tema così delicato e che è quanto mai importante approfondire, sul quale non ci sono verità assolute, soprattutto quando c'è di mezzo la persona, la malattia, la sofferenza, le modalità di cura e la libertà di coscienza dell'individuo. L'argomento non è l'eutanasia, come un giornale ha titolato, bensì tutto quanto ci può capitare prima di varcare la soglia della morte. Essere informati, saper distinguere per non confondere, ci diceva pochi giorni fa qui Don Luigi Ciotti. Occorre conoscenza seria, occorre conoscere per diventare persone responsabili, è il minimo che uno possa fare per fugare qualcuno dei tanti dubbi che ci portiamo dentro, è il mettersi in ascolto. Diceva Ciotti: ci sono parole che ci vengono rubate, c'è un furto delle parole, tante parole vengono proclamate, gridate e svuotate del loro significato, del loro valore. Ci sono i manipolatori di certe parole, anche della parola vita, ci appartiene o non ci appartiene, dono, Dio, dignità, diritto, morte naturale. Ecco, accanimento terapeutico, consenso informato, autodeterminazione, eutanasia, rifiuto delle cure, suicidio assistito, testamento biologico, non sono la stessa cosa. È bene saperlo. E padre Carlo Maria Martini, che abbiamo ricordato qui nelle tre serate dell'aprile scorso e che ricordiamo pure questa sera, come del resto Eluana e tante altre persone segnate da malattie irreversibili, ci danno spunto per un dibattito rispettoso e sereno. Di fronte al dolore degli altri o alle scelte degli altri che possiamo anche non condividere, è bene astenersi dalle facili, sbrigative condanne. Mi è caro citare quanto scrive Don Pierluigi nel suo libro Fuori dal Tempio, una chiesa al servizio dell'umanità, che è esaurito, è detto. E dice il parroco di Paluzza, nel Friuli, Don Tarcisio, aveva detto a Peppino di non condividere la sua scelta,
poi con fede e umanità ha accolto Eluana nella chiesa di Paluzza come una persona del paese, creatura fra le altre, donna fra le altre, e con espressione ispirata ha affermato che Eluana, dopo il lungo periodo di gelo, è rinata come una stella alpina delle nostre montagne. Di qui l'abbraccio con Peppino, l'abbraccio di una chiesa che non esclude, ma che accoglie e sa illuminare e accompagnare nella sofferenza, senza imporre o senza imporsi. Chi sono io per giudicare, va ripetendo Francesco, vescovo di Roma, questo lo diceva già prima Gesù di Nazareth. Ebbene, il tema di stasera: andiamo incontro a Sorella Morte, rispettiamo la libertà del malato, e quanto cercheremo, no, di mettere al centro della nostra serata. Ricordo che il 12 marzo 2012 abbiamo ascoltato il racconto e il travagliato percorso del padre di Eluana, per esempio, morta 5 anni fa. E c'era pure Pierluigi Di Piazza, fondatore del centro accoglienza, padre Ernesto Galducci, amico di Peppino, prete che è e sta vicino a quelle famiglie e persone che vivono il dilemma di scelte difficili, non per tutti uguali. Ci aggiorneranno su quanto si sta facendo per dare voce a chi magari voce non ha. Ci interroghiamo a che punto siamo del nostro cammino di ricerca medico, legislativo, umano e cristiano e di chiesa su questo delicato complesso terreno. Io mi riconosco e mi sento molto impreparato, e con me credo tanti altri di voi, per emettere sentenze inappellabili. Ecco perché desidero imparare. Vi saluta e vi abbraccia Manio Vacco, e così pure Antonio Tello, sentiti oggi. Lascio la parola all'avvocato Giulia, poi in Claudio, per Luigi. Intanto ascolteremo la voce di Maria. E aggiungo questo: chi volesse condurre poi una serata su questo tema, perché ha certezze da far conoscere, non ha che da chiedere, e possiamo concordare una serata, ovviamente non per fare le crociate. E finisco. Buon ascolto e buona serata a tutti. Modi di morire. Come medico di famiglia sono cosciente di deludere molti dei miei pazienti, soprattutto chi sta morendo, perché solo pochissimi dei nostri pazienti muoiono di una morte che si potrebbe riconoscere e descrivere come una buona morte. Che cosa è effettivamente una buona morte? Che tipo di morte vorremmo per noi e per i nostri cari? Parlando con amici e colleghi, scopro che sono in molti a poter raccontare il loro coinvolgimento in una morte davvero speciale,
orchestrare il processo e a morire con una dignità e una serenità che avevano dato a chi gli stava accanto, incluso il medico, la sensazione che prendervi parte fosse un privilegio e una misteriosa forma di arricchimento. Ciò che colpisce, tuttavia, è quanto siano rari queste morti. Sono assai più frequenti i casi in cui la morte è un'occasione mancata e senza dignità, contrassegnata da una paura o da una sofferenza schiaccianti che lascia chi resta, compreso il medico, con una sensazione di rabbia, colpa e pena. Grazie Marina, adesso io avrei dovuto incominciare, ma ho un piccolo problema tecnico e dato un secondo cerchiamo di risolverlo. Tecnologia. Questo piccolo spazio tecnico però ci consentirà di gustare meglio le parole che Marina ha già detto così magistralmente. Intanto vorrei visto che trattiamo un argomento molto delicato e visto che io, a parte sulle questioni giuridiche, perché le certezze mi vengono dalle sentenze, non ho nulla da insegnare, vorrei incominciare abbracciando chiunque di voi in questa sala porti su di sé le stigmate della malattia o chiunque abbia a casa persone che in questo momento stanno soffrendo. Immagino che qualcuno sia venuto per ascoltare perché il problema del fine vita gli è o gli è stato vicino, guardacelo qua, e quindi vorrei... PowerPoint, vorrei davvero stringermi in questo abbraccio. Ci ho detto, eccoci. Ci ho detto, mi prendo anche una sedia perché se non riesco a girare, ecco. Però ci hanno insegnato che ognuno deve fare
il meglio di quello che sa fare e io proverò a fare con voi un ragionamento stasera. Se, come abbiamo sentito nelle letture di Marina, la morte è inevitabile, quello che fa la differenza è come moriamo. Ma prima di passare alle norme giuridiche, un brevissimo, brevissimo riassunto del pensiero della Chiesa, poi abbiamo qui chi meglio di me sa dirlo. Però vorrei citare Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae, che riteneva lecito rinunciare a interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare, o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia, aggiungendo che la rinuncia a mezzi straordinari o sproporzionati non equivale al suicidio o all'eutanasia. Poi vedremo meglio una serie di differenze che sono importanti. Esprime piuttosto l'accettazione della condizione umana di fronte alla morte. Noi viviamo in un'epoca in cui è tutto possibile, per cui, come dire, la ricerca della cura per tutto è spasmodica. Nella società nostra non si parla più della morte, la morte è fuori della porta. Il Cardinal Martini, di cui, come dicevo, sono indegna nipote, nel suo libro Credere e Conoscere, scritto con Ignazio Marino, osservava proprio questo: la crescente capacità terapeutica della medicina consente di protrarre la vita pure in condizioni un tempo impensabili. Senz'altro il progresso medico è assai positivo, ma nello stesso tempo le nuove tecnologie che permettono di intervenire sempre più efficaci sul corpo umano richiedono un supplemento di saggezza per non prolungare i trattamenti quanto ormai non giovano più alla persona. Un supplemento di saggezza. Occorre quindi un attento discernimento che consideri le condizioni concrete, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti. E poi, e qui ci avviciniamo al tema di quello che voglio raccontarvi stasera, non può essere trascurata la volontà del malato, in quanto a lui compete, anche dal punto di vista giuridico, e questo lo vedremo tra poco, di valutare se le cure che gli vengono proposte sono effettivamente proporzionate. Allora io auspico che in questa chiesa ci siano tutte persone che hanno famiglie meravigliose, estese, unite, in cui tutti si vogliono bene. Ma pensiamo a quante persone sole ci sono nel mondo, che proprio perché non hanno nessuno vicino, nel momento in cui la malattia li aggredisce, vorrebbero solo andarsene, si sentono un peso, si sentono abbandonati, non sanno chi li guarderà. Quindi quando ci approcciamo, ognuno di noi pensa esistenzialmente com'è la sua vita e anche a chi deve rendere conto della sua vita. Sempre Martini dice: non bisogna lasciare il malato in condizioni di isolamento nelle sue valutazioni e nelle sue decisioni, è responsabilità di tutti accompagnare chi soffre, soprattutto quando il momento della morte si avvicina. Risulterebbe così più chiaro che l'assistenza deve continuare commisurandosi alle effettive esigenze della persona, assicurando ad esempio la sedazione del dolore e le cure infermieristiche. Non so come siate organizzati da queste parti con le cure palliative. Le cure palliative però non sono ancora, mi pare, tra i LEA e i livelli essenziali di assistenza, quindi anche questa può essere una battaglia per l'estensione delle cure palliative a tutti i centri e anche sul territorio, che mi sembra una battaglia di civiltà. E sempre Martini dice: in alcuni casi la sofferenza può essere davvero insopportabile. Qui è necessaria la terapia del dolore e molta comprensione per chi, entrato in un'esistenza estrema, se ne voglia liberare. In ogni caso è importantissimo lo star vicino ai malati gravi, soprattutto nello stadio terminale, e far sentire loro che gli si vuole bene, che la loro esistenza ha comunque un grande valore ed è aperta a una grande speranza. Queste sono le premesse con cui voglio parlarvi del testamento biologico. Innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è. Sentite che cambio tono di voce, perché sul diritto mi sento di poter dire la mia, sul resto dell'esistenza ho la dovuta, doverosa umiltà. Testamento biologico è uno strumento e anche il documento attraverso la quale una persona perfettamente capace di intendere e di volere esprime la sua volontà e incarica un terzo di eseguire questa volontà. Nel testamento biologico si possono indicare i trattamenti sanitari ai quali si desidera o non si desidera essere sottoposti
nell'eventualità in cui, nel momento nel quale questo trattamento ci venga somministrato, noi non siamo più in grado di esprimere questo consenso. Questo in linea generale. Quindi il testamento biologico, adesso voi mi guardate tutti strani dicendo ma non c'è, in Italia non si può fare. Non è vero, se mi seguirete con pazienza e quando c'è qualcosa che non è chiaro fatemi no, quando avete tutto chiaro mi dite sì, se mi seguirete con pazienza vedrete che anche oggi in Italia si può fare validamente il testamento biologico, che consiste di due contenuti. La manifestazione di volontà in ordine ai trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare, chiamiamolo consenso informato anticipato, e la delega a un terzo, che può essere un familiare, ma può essere anche una persona non con legame di parentela, di cui si ha particolare fiducia, delega a questo terzo di manifestare il nostro consenso informato nel momento in cui ci sarà necessità. Testamento biologico non è l'espressione più giusta perché fa pensare, fa fare confusione. Qualcuno dice testamento biologico è quello col quale dono gli organi, no. Viene dall'inglese living will, ma molto meglio, e ve ne parlerò in questi termini, chiamarlo direttive anticipate di trattamento. Direttive è più forte di dichiarazioni, direttive anticipate di trattamento. Con il testamento biologico quindi ciascuno di noi può compiere una scelta proiettata nel futuro e fondata sul diritto di ricevere o rifiutare determinati trattamenti sanitari, anche se questi trattamenti si rivelassero indispensabili per la sopravvivenza. Tutta un'altra cosa è l'eutanasia. L'eutanasia invece richiede ad un soggetto la somministrazione o la prescrizione di una sostanza letale che, se somministrata al richiedente, ne provoca la morte. Quindi il trattamento che si riceve e provoca l'eutanasia non ha nulla a che fare con la cessazione delle cure di cui alle dichiarazioni anticipate di trattamento. Questo vorrei che possibilmente fossimo tutti d'accordo e ci fosse chiaro. Sono due elementi diversi. Quindi con il testamento biologico il soggetto chiede di non essere sottoposto a trattamenti medici che non accetta o considera lesivi della propria dignità. Pensiamo, non so, a chi rifiuta un'amputazione a causa di un diabete, pensate, non voglio fare nomi in questa sede perché di famoso abbiamo già Peppino Chiaro, non voglio evocare tutti quelli che per me, ma lo dico a titolo strettamente personale, sono stati martiri, ma pensate a chi rifiuti di essere attaccato alle macchine per la respirazione, pensate a una serie di casi. Quindi con la dichiarazione anticipata di trattamento io posso chiedere la sospensione di questo trattamento, di questi trattamenti, anche se la conseguenza è l'evento morte. D'altra parte non esiste, quantomeno nell'ordinamento giuridico, un dovere di restare vivi, perché di diritto stiamo parlando. Con la morte, con l'eutanasia invece, la morte non è conseguenza della malattia o dello stato della malattia, ma è conseguenza di un intervento esterno del medico che somministra il farmaco letale. Il problema nasce perché 50 anni fa non si parlava di questo tema, il problema nasce dai progressi tecnici che sono stati avviati, che ben vengano, e nasce anche, spero che non ci siano troppi medici in sala e che me ne abbiano, dalla cosiddetta medicina difensiva. Oggi come oggi, in qualunque ospedale, il medico farà più del necessario per quel malato per timore della causa di responsabilità per colpa medica. Questo, se da un lato è positivo, dall'altra, non so, interventi chirurgici su persone anzianissime con patologie multiproblematiche, ma saranno proprio così necessari? La classica rottura dell'anca su soggetti molto anziani e con già molto malati, ma se la persona che si è rotta l'anca non vuole l'operazione, sarà poi così necessaria? Eppure se voi andate in un pronto soccorso vi fanno tutto quello che va fatto e ancora un pezzo. Quindi il Stefano Mafucci, da cui traggo un po' di ispirazione in quello che dica,
dice che non bisogna imporre a tutti una visione, una concezione della vita, del dolore, della morte, ma bisogna rispettare l'identità di ciascuno. E qui veniamo al dunque. È vero che in Italia non c'è una legge sul fine vita, perché il progetto di legge, che per fortuna, dico io, non è stato approvato, e che tra l'altro prevedeva, proprio in reazione alla situazione vissuta da Peppino Englaro e da Neruana, un obbligo di idratazione e alimentazione forzata, sul quale io come giurista e come persona individuale, che non rappresento se non me stessa in questo momento, non sono per nulla d'accordo. Per fortuna quella legge non è stata approvata. Ma è proprio vero che non si può fare nient'altro? La risposta è no. Esiste uno strumento che io qui vi ho chiamato contrattuale, che in realtà contrattuale è fino a un certo punto, che permette di raggiungere lo stesso scopo della legge sul testamento biologico. Si tratta dello strumento dell'amministrazione di sostegno. Non so se qualcuno in questa sala ha avuto l'avventura di avere un parente che fosse stato interdetto o amministrato di sostegno. L'amministrazione di sostegno, per capirci in soldoni, è una interdizione attenuata. L'interdizione si dava a tutte quelle persone che per mille e una ragione non erano più perfettamente in grado di intendere e di volere. Nel 2000 il legislatore si è reso conto che c'erano tutta una serie di casi in cui interdire una persona sembrava punitivo, però c'erano tutta una serie di soggetti che avevano necessità di essere sostenuti. Facciamo un esempio banale: la persona che temporaneamente o definitivamente non può più deambulare, non può ritirare la pensione imposta, può avere un amministratore di sostegno delegato a farlo per lui. Questo è il caso meno grave. Poi ci sono momenti di difficoltà dovuti, non so, a un incidente, a una malattia, per cui per un periodo le persone non sono in grado di badare ai propri affari, viene nominato loro un amministratore di sostegno. Nell'amministrazione di sostegno, che è una legge molto più interessante di quello che fino adesso è stata considerata, c'è l'articolo 408. Che così dice: l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della sua futura incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata. Questo che cosa vuol dire? Che chiunque di noi seduto in questa bella chiesa, io per prima, perché l'ho già fatto, può scegliere oggi, per il momento in cui gli servirà, una persona di sua fiducia, io ho già detto familiare o non familiare, convivente o non convivente, che possa in sua sostituzione compiere una serie di atti giuridici, ma anche esprimere il consenso informato, e adesso poi ci arriviamo. Questa legge è proprio una legge ritagliata sulle necessità dei beneficiari. Siamo una società, soprattutto in Occidente, che tende ad invecchiare. Per molti si porrà il problema di come gestirsi nel momento in cui le capacità non saranno più complete. La finalità della legge è proprio quella di limitare il meno possibile la capacità di agire, e quindi di affiancare un sostegno alla persona che ne ha necessità, senza sostituire in tutto e soprattutto senza farlo decadere dai diritti civili. Il relatore della legge è l'onorevole Zancan, peraltro avvocato torinese, ribadisce che nella designazione di amministratore di sostegno non interessano niente i bisogni delle persone che circondano l'amministrato, no? Quante volte mi sarà capitato di sentire che intorno a una persona anziana c'erano i nipoti, c'erano i cugini, c'erano, e ognuno diceva la sua, e ognuno se ne portava via un pezzo, e ognuno chiedeva un prestito, per se non andava a prendersi i suoi soldi sul conto corrente. Sono storie che purtroppo accadono tutti i giorni. Ecco, la legge sull'amministrazione di sostegno mira a far sì che intorno alla persona meno capace o non più capace ci sia una rete composta dall'amministratore di sostegno, eventualmente dal suo sostituto, che lo supporta. Ora, agganciando il discorso della designazione di amministratore di sostegno al discorso del fine vita, non possiamo che dirci che la libertà e la dignità di ciascuno di noi nel momento della malattia passa attraverso una sua assunzione di responsabilità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in mancanza di una legge
ciascuno, quelli che sono seduti questa sera e anche quelli che non ci sono, può, con le modalità che poi vedremo, designare il suo amministratore di sostegno, dargli le istruzioni anche di fine vita, quindi dargli ora per allora il consenso informato e dargli tutte quelle istruzioni di cui una può aver bisogno nel momento in cui chi le dà non è più capace di prendere le decisioni. Vedremo poi meglio come si fa. Nella scelta dell'amministratore, si privilegia la scelta dell'interessato. I relatori della legge dicevano che dovrà entrare nel costume, per esempio, che una persona di 30 anni, nel pieno della sua vita e delle sue capacità, senza alcuna menomazione, nomini il suo amministratore di sostegno, scegliendo la moglie, i figli, un amico, perché la nomina è una sorta di precauzione di vita parificabile al testamento, io dico anche parificabile all'assicurazione. L'assicurazione la paghiamo e speriamo di non doverla mai usare mai, quella sulla salute e anche quella sulla responsabilità civile della conduzione dell'auto. Scusate se sono tecnica, siccome è un argomento che è fatto sovente, mi è stato sovente chiesto che differenza c'è tra la nomina di amministratore di sostegno e dare alla procura un mandato. Allora, se io ho una mamma che mi ha dato la procura sul suo conto, nel momento in cui la mia mamma, che sta benissimo per fortuna è qui, non dovesse essere più capace di intendere di volere, quella procura decade. Quindi tutto ciò che è procura, tutto ciò che è mandato, tutto ciò che è, non so, contestazione di conti, sappiate che nel momento in cui una dei contestatari diventa incapace, quella procura decade. Allora, non è quella la soluzione è la designazione dell'amministratore di sostegno. Sono un po' tanto tecnica per voi forse? Sì, no? Un po'? Vado? Come si fa questa indicazione? Si fa con atto pubblico o scrittura privata. Quindi non basta nei comuni come Torino, in cui c'è un elenco dei testamenti biologici, andare al comune e depositarla, quella roba lì non serve a niente. Bisogna scrivere una serie di cose che poi vi darò un'indicazione come vanno fatte e poi bisogna andare dal notaio a farsi autenticare la firma. Ci sono notai che, credendo in questa designazione preventiva di amministratori di sostegno, se le fanno, queste autentiche se le fanno davvero pagare poco, non so a Biella, ma sicuramente a Torino posso darvi delle indicazioni. Quindi la scusa che questa via al posto della legge sarebbe una via per ricchi non è una scusa che tiene. Quali sono i contenuti di questa designazione preventiva di amministratore di sostegno? Perché noi abbiamo visto che l'articolo 408 ci permette di indicare, di scegliere un soggetto, ma se io scelgo un soggetto, Peppino Englaro, per rappresentarmi nel momento in cui sono incapace e non gli dico cosa voglio, gli tocca fare la stessa trafila che ha fatto con Eluana e gli è bastata. Quindi io scelgo un soggetto e devo dirgli che cosa voglio. E che cosa voglio precisamente? Mi sono invertita le cose, va bene. Che cosa voglio? Mettiamoci che cosa ci mettiamo dentro, poi torniamo invece sul consenso informato. Indico, qui vi faccio vedere proprio una bozza di atto così come ne ho fatti tanti, l'ho fatto anche per me. Indico la persona, poi gli dico, questa dichiarazione, dichiaro inoltre di voler esercitare, finché pienamente capace e cosciente delle mie scelte, il diritto di decidere le cure mediche che potrebbero rendersi necessarie in un momento in cui io non sia in grado di esprimere un valido consenso informato. E a questo punto gli dico qual è la mia filosofia di vita. Devo dare un'indicazione generale. Da lì poi posso indicare con precisione quali sono le cure che non desidero ricevere. Tutto ciò premesso, quindi premesso che ho scelto la persona, premesso che ho indicato la mia filosofia di vita che mi serve per laddove io non abbia previsto tutto, ti dico, caro amministratore, che in caso di mia malattia allo stadio terminale, ovvero malattia la cui prognosi allo stato attuale delle conoscenze mediche non superi 6 mesi,
malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile gravemente invalidante, o terzo, malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, quindi tre condizioni. Se sono in una di queste tre condizioni, ti chiedo e dispongo di non essere sottoposto a alcun trattamento terapeutico atto a prolungare la durata della vita, e in particolare chiedo di non essere sottoposto a rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione di sangue, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione, alimentazione forzata artificiale, impianto di stimolatori. Non sto a farvi il perché di ognuno di questi casi, magari c'è anche qualche medico presente e farei brutta figura, ma sono, diciamo, le terapie che consentono di tenerti in vita quando sei in momenti di crisi grave. Chiedo però, nella mia designazione, chiedo però che mi si facciano tutte le cure palliative necessarie. Ecco, non mi lasciate, se proprio non mi curate più, però non mi lasciate morire male nel dolore e nella sofferenza che abbiamo letto, cui Marina Bassani ci ha letto nel libro Io e Io. Dopodiché autentico la firma. Tutto questo perché? Veniamo alla sentenza in mano. Perché, come dicevamo all'inizio, il presupposto di qualunque trattamento medico che noi riceviamo è il consenso informato. Il consenso informato, mi sono permessa di dirlo anche all'ordine dei medici, non è quel foglio che vi fanno firmare possibilmente già con mezza anestesia mentre siete sulla barella prima di un'operazione, non è quella firma buttata lì. Il consenso informato è davvero l'espressione di una relazione di cura valida in cui il medico curante vi ha spiegato che cosa avete, che cosa può farvi, i pro e i contro, e voi avete maturato sul serio la decisione di intraprendere o non intraprendere quella cura, con la consapevolezza di quali sono le conseguenze. Nessun trattamento medico dovrebbe o potrebbe esservi praticato se non vi è alla base il consenso informato, fermo restando che molti non vogliono sapere. Dottore, faccia lei. Allora, se il dottore faccia lei, va bene. I presupposti normativi del consenso informato non li hanno inventati l'altro giorno, sono alti, stanno nella Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello all'integrità fisica, la Carta dei diritti dell'Unione Europea, la Convenzione di Oviedo, che è legge in quanto normativa europea anche per il territorio nazionale, che proteggono tutti la dignità della persona. Quindi il diritto di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari è una estrinsecazione della tutela della dignità umana. Lederlo significa ledere norme costituzionali. La sentenza fondamentale italiana sul consenso informato è la sentenza del caso Eluana. Devo dire, e questo lo dico come giurista oltre che come persona, il mio sincero ringraziamento a Beppino Englaro, perché senza la sua battaglia noi non avremmo oggi la chiarezza di principi giurisprudenziali che ci sono. La sentenza Englaro, la 21.748, è davvero un manuale di diritti della persona. Chiaramente, leggendola, si capisce che la Cassazione, sotto una fortissima pressione dell'opinione pubblica, ha dato il meglio di sé. Tanto è vero che la sentenza è molto ampia, disamina la situazione del testamento biologico in tutta l'Europa, la normativa nazionale e sovranazionale, tutti i principi interni, per poi distillare alcuni principi che però oggi sono cardine e fondamento del vivere civile in Italia su questo punto. E dice la sentenza in grado: il consenso informato costituisce di norma legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, in mancanza del quale evidentemente il trattamento non è legittimo. Senza il consenso informato l'intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente. La pratica del consenso libero informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto, alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica,
intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutti profili della libertà personale proclamata inviolabile dall'articolo 3 della Costituzione. Sempre la sentenza Italo, non è attribuibile al medico un generale diritto di curare, a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato, che si troverebbe in una posizione di soggezione. Quindi il consenso informato ha come era correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia, di decidere consapevolmente di interromperla in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Sono parole pesanti, ma sono parole chiare. Qui io ovviamente sto parlando come giurista in uno stato di diritto, non sto parlando a nome di nessun Dio né niente, sto parlando come giurista in uno stato, viva Dio, ancora democratico, dove la libertà e l'integrità delle persone ha ancora un valore. Deve escludersi che il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene vita. Il problema di Eruana qual era? Che Eruana, nelle condizioni in cui era, non era in grado di prestare lei il consenso informato. Chi presta il consenso informato quando il soggetto è incapace? E sempre la Cassazione dice: il soggetto non è in grado di manifestare la propria volontà a causa di una totale incapacità, non aveva, prima di cadere in tale condizione, allorché era in pieno possesso delle sue facoltà, significativamente indicato attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, con questo riconosce che sono valide, quale terapia avrebbe desiderato ricevere. E allora però è il suo rappresentante che, con l'applicazione di questa norma dell'articolo 357, ricostruendo la volontà dell'Eruana, manifesta il consenso o il dissenso informato. Vi risparmio perché vedo che si fa tardi. Quindi finisce la sentenza: all'individuo che prima di cadere nello stato di assoluta incoscienza tipico dello stato vegetativo permanente abbia manifestato i propri convincimenti, l'ordinamento dà la possibilità di far sentire attraverso un rappresentante legale la sua voce. Non so se sono riuscita a portarvi alla fine del ragionamento. Quindi il consenso informato è la base della somministrazione delle cure. Ciascun malato deve prestare il consenso informato. Quando il malato è incapace, qualcuno deve prestarlo al posto suo. Allora che cosa succede? Le persone sane, che si assumono la responsabilità della loro vita, prima di ammalarsi indicano un loro rappresentante, gli forniscono il consenso informato o il dissenso informato per determinate terapie, di modo che già oggi, attraverso questa norma, l'articolo 408, si possa raggiungere l'obiettivo che la legge sul testamento biologico che non c'è non può raggiungere. Sono stata chiara, molto, mi vedo, moderatamente. E direi che a questo punto mi fermo perché io voglio ascoltare Peppino e mi sono già ascoltata fin troppo. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Prima di dare la parola a Pino, vogliamo leggere la lettera che Giulia, nipote di Carlo, padre Carlo Maria Martini, ha scritto in occasione della morte e che poi è stata ovviamente divulgata. Caro zio, zietto, come mi piaceva chiamarti negli ultimi anni, quando la malattia ha fugato il tuo naturale pudore verso la manifestazione dei sentimenti,
questo è il mio ultimo intimo saluto. Quando venerdì il tuo feretro è arrivato in Duomo, la prima persona tra i fedeli presenti che ti è venuta incontro era un giovane in carrozzina, affetto da SLA. D'improvviso sono stata accolta da una profondissima commozione, un'onda che saliva dal più profondo e mi diceva: lo devi fare per lui e per tutti quei tantissimi uomini e donne che avevano iniziato a sfilare per darti l'estremo saluto, visibilmente carichi dei loro dolori e protesi verso la speranza. Lo sento, tu vorresti che parlassimo dell'agonia, della fatica di andare incontro alla morte, dell'importanza della buona morte. Morire è certo per noi tutti un passaggio ineludibile, come d'altro canto il nascere e come la gravidanza dà ogni giorno piccoli nuovi segni della formazione di una vita. Anche la morte si annuncia spesso da lontano. Anche tu la sentivi avvicinare e ce lo ripetevi, tanto che per questo a volte ti prendevamo affettuosamente in giro. Poi le difficoltà fisiche sono aumentate. Deglutivi con fatica e quindi mangiavi sempre meno. Avevi spesso catarro e muchi che non riuscivi più a espellere per la tua malattia e ti rendevano impegnativa la respirazione. Avevi paura, non della morte in sé, ma dell'atto del morire, del trapasso e di tutto ciò che lo precede. Ne avevamo parlato insieme a marzo e io, che come avvocato mi occupo anche della protezione dei soggetti deboli, ti avevo invitato a esprimere in modo chiaro ed esplicito i tuoi desideri sulle cure che avresti voluto ricevere. E così è stato. Avevi paura. Paura soprattutto di perdere il controllo del tuo corpo, di morire soffocato. Se tu potessi usare oggi parole umane, credo ci diresti di parlare con un malato della sua morte, di condividere i suoi timori, di ascoltare i suoi desideri senza paura o ipocrisia. Con la consapevolezza condivisa che il momento si avvicinava, quando non ce l'hai fatta più, hai chiesto di essere addormentato. Così una dottoressa con due occhi chiari e limpidi, un'esperta di cure che accompagnano la morte, ti ha sedato. Seppure fisicamente non cosciente, ma il tuo spirito l'ho percepito ben presente e recettivo, l'agonia non è stata né facile né breve. Ciò nonostante, è stato un tempo che io ho sentito necessario per te e per noi che ti stavamo accanto, proprio come è ineludibile il tempo del travaglio per una nuova vita. È di questo tempo dell'agonia che tanto ci spaventa, che sono certa tu vorresti dire, e provo umilmente a dire per te. La chiave di volta, sia per te che per noi, è stata l'abbandono della pretesa di guarigione o di prosecuzione della vita, nonostante tutto. Tu diresti la resa alla volontà di Dio. A parte le cure palliative di cui non ho competenza per dire
è l'atmosfera intorno al moribondo che, come avevo già avuto modo di sperimentare, è fondamentale. Chi era con te ha sentito dal profondo che era necessaria una presenza affettuosa e siamo stati insieme nelle ultime 24 ore tenendoti a turno la mano come tu stesso avevi chiesto. Ognuno mentalmente, credo, ti abbia chiesto perdono per eventuali manchevolezze e a sua volta ti abbia perdonato, sciogliendo così tutte le emozioni negative. In alcuni momenti, mentre il tuo respiro si faceva con il passare delle ore più corto e difficile e la pressione sanguigna scendeva vertiginosamente, ho sperato per te che te ne andassi. Ma nella notte, alzando gli occhi sopra il tuo letto, ho incontrato il crocifisso che mi ha ricordato come neppure il Gesù uomo ha avuto lo sconto sulla sua agonia. Le campane suonano per noi, eppure quelle ore trascorse insieme tra silenzi e sussurri, la recita di rosari o letture della Bibbia che stava ai piedi del tuo letto, sono state per me e per noi tutti un momento di ricchezza e di pace profonda. Si stava compiendo qualcosa di tanto naturale e ineludibile quanto solenne e misterioso, a cui non solo tu, ma nessuno di coloro che ti erano più vicini poteva sottrarsi. Il silenzio interiore ed esteriore, i movimenti misurati, l'assenza di rumori ed emozioni gridate, ma soprattutto l'accettazione e l'attesa vigile sono stati la cifra delle ore trascorse con te. Quando è arrivato l'ultimo respiro, ho percepito, e non è la prima volta che mi accade assistendo un moribondo, che qualcosa si staccava dal corpo, che lì sul letto rimaneva soltanto l'involucro fisico. Lo spirito, la vera essenza, rimaneva forte, presente, seppure non visibile agli occhi. Grazie, zio, per averci permesso di essere con te nel momento finale. Una richiesta. Intercedi perché venga permesso a tutti coloro che lo desiderano di essere vicini ai loro cari nel momento del trapasso e di provare la dolce pienezza dell'accompagnamento. Giulia Facchini Martini. E penso che soltanto i parenti e quanti hanno fatto questa esperienza accanto ai loro cari abbiano potuto o abbiamo potuto cogliere la bellezza, la profondità, l'emozione di questa testimonianza. Grazie. Però io penso che se c'è una prova che lo Spirito Santo esiste è questa, perché io non so come mi sia uscita questa lettera, che emoziona anche me. Ho messo le mani al computer e credo che proprio il resto sia stato lo zio da solo. Credo non sia facile parlare dopo questa lettura, però mi vengono alla mente i due grandi della Chiesa che io considero veramente eccezionali. Oltre al Cardinal Martini c'è anche il nostro conterraneo Pierluigi Di Piazza, il mio, che è padre Dorollo. Io ricordo sempre che era pochi giorni dopo l'incidente di Luana, il funerale di padre Dorollo, dove c'era appunto Martini,
oltre al rettore dell'università di Urbino, Carlo Bo, erano loro due veramente, perché si stimavano in una maniera, tutti e tre, ecco, in questo caso uno è chiaro, era laico, il rettore dell'università di Urbino. Bene, io voglio lasciare e completare adesso quanto ha detto l'avvocato Facchini riguardo la vicenda di Eluana. Guardate, parliamo di oltre 22 anni fa, partiamo dal 18 gennaio del 92, dall'incidente di Eluana. Ma la singolarità e diciamo, la paradossalità della vicenda di Eluana, io la sintetizzo, però, perché è già nota, ma quello che manca è la chiarezza in questo fatto. Quando è avvenuto l'incidente, la famiglia non era impreparata ad affrontare una cosa del genere e ci ha sorpreso invece l'atteggiamento medico di allora. Allora, perché non eravamo impreparati ad affrontare questa situazione? Perché l'Eluana era straordinaria, era forte, determinata e come aveva 21 anni da poco compiuti al momento dell'incidente, ma già dai 16 anni in poi aveva voluto affrontare questi temi per degli incidenti capitati ai suoi amici. Lei era solito dire, pensate voi, chi moriva sul corpo per lei diceva sempre quello è fortunato. E soprattutto nello specifico dei pericoli della rianimazione, perché avete sentito i processi rianimativi sono nella seconda metà degli anni 50, prima dell'avvento del respiratore automatico, chi dopo, come quello capitato all'Urbino, precipitava in quella condizione moriva senza questo supporto. Ma credo che pochi sanno, è chiaro, noi avevamo percepito solo questi pericoli per quale motivo? Perché Eluana, un anno prima del suo incidente, era andata a trovare un suo amico nella stessa rianimazione che è capitata a lei un anno dopo. Quindi aveva visto l'evoluzione dei processi rianimativi a oltranza. Quindi aveva percepito chiari questi pericoli e questa evoluzione per lei, molto chiari, quando quello che aveva visto il suo amico Alessandro, per lei era di gran lunga peggiore della morte, inconcepibile, inammissibile, non avrebbe mai accettato una cosa del genere. Cosa è successo? Che è capitato proprio a lei e quando il medico, diciamo, dopo l'incidente, lei era precipitata in questa condizione, si dice clinicamente, coma profondo, cioè gli occhi chiusi, si è inermi, questa situazione è chiara, nessuno si può mettere in contatto, ma da questa situazione, se non si muore, perché loro hanno chiesto 48 ore, poi successive 48 ore, c'è lo sfogo di questo, ma pochi sanno, e lo conoscono solo chi ci cade dentro o chi lo crea, questo sbocco che lei aveva visto nel suo amico Alessandro, che come vi ho già detto era in queste condizioni. Quando il medico, ci ha informati appunto che passate le prime 48 ore e le successive, che l'indomani procedevano con la tracheotomia, era il segnale per noi che la rianimazione procedeva da oltranza. Quindi per noi, ecco, per noi dovete sapere che questa ragazza aveva scritto anche una lettera ai suoi genitori neanche un mese prima del suo incidente, che noi però, noi al solito scrivere e non spedire, ma non avevamo bisogno di questa lettera. Però vi devo dire i punti salienti di questa lettera. Dice, era figlia unica, noi tre formiamo un nucleo molto forte basato sul rispetto e l'aiuto reciproco. E soprattutto lei parlava di grandi valori, che erano stati portati a conoscenza, cioè insegnati dai suoi genitori, no, lei aveva nel suo DNA il rispetto verso se stessi e gli altri. Ecco, queste sono le cose chiave di questa lettera, che per noi non avevamo bisogno di trovarli scritti, perché appunto da questi approfondimenti che erano stati in famiglia erano chiari e poi avevamo questa posizione univoca. Quando il medico mi ha detto che non aveva bisogno di nessun consenso, perché qui avete sentito la parola chiave, consenso. Quindi dal momento che questa ragazza era in queste condizioni, noi, nel lontano 92, più di 22 anni fa, davamo per scontato che dandole voce esprimessimo il consenso della ragazza, che lei si era espressa in una maniera chiara, sintetizzata in un non a me ricordatelo. Noi, dal momento che avevamo percepito questi pericoli della cresciuta potenza della scienza medica, volevamo sapere fino a che punto loro si potevano spingere e qual era lo stato dell'arte della medicina.
Il medico semplice, chiaro, dice che poco superiore allo zero, le incognite sono 360 gradi, quindi non si poteva escludere lo sbocco che c'era stato nel suo amico Alessandro. Ma la cosa è che lui dice non c'è bisogno di nessun consenso e non c'è niente da dialogare. Questo è lo stato culturale che io ho trovato oltre 22 anni fa. È chiaro che gli ho parlato del consenso informato, perché era già allora chiaro. Ma lui ha potuto esercitare questo, che poi ha sottolineato in questa sentenza, ma vi dico, ha potuto agire in questo modo. Bene, gli ho detto, escluderai fino in fondo di quello che farai. E gli ho chiesto anche cosa potevo fare io per non entrare in questi meccanismi, mi ha sorriso come da dire era così. Quindi la ragazza però dovete sapere che ha avuto le migliori cure che uno si può augurare di avere in questa situazione, quindi lui dava per scontato, avendo queste migliori cure, cosa c'è da dialogare, cosa c'è da fare. Bene, nonostante le migliori cure avrei avuto il peggior risultato. Davo per scontato che una volta che la medicina, perché queste cose non esistono in natura, le crea la medicina, dentro la scienza clinica, dentro le strutture cliniche, ma come vi ho già detto queste cose non lo sa nessuno. Quindi questa condizione, qual è lo sbocco? Si dice stato vegetativo persistente finché non si arriva alla diagnosi cronica in definitiva, che poi è permanente. Cioè, praticamente, certe funzioni che non dipendono dalla nostra volontà proseguono, cioè il battito cardiaco, cioè tutta l'assimilazione dei cibi, il battito cardiaco, non c'è bisogno più del respiratore automatico, queste sono le condizioni che nessuno si può mettere in contatto e si dipende in tutto e per tutto da mani altrui. Quindi la ballata che ha scritto in un libro, un grande eco, adesso mi sfugge il nome, e dice è una situazione priva di morte, Guido Ciavaletti, priva di morte offrono di vita, questo lui ha sintetizzato questa situazione, pensate voi. Poi davo per scontato però una volta che loro, che la medicina crea queste situazioni, che fossero loro i primi, guardate, noi abbiamo interrotto il processo del morire, abbiamo creato questa situazione, è chiaro, adesso noi riprenderemo il processo del morire in questa situazione, perché vi devo ricordare che l'eccezionalità dell'Eluana era questa, non aveva ritenuto della morte a lei, può sembrare singolare, ma se la ragazzina era così, non aveva questo tabù. Quindi per lei, ecco, l'ha capito subito il medico, lei era in grado soprattutto di non entrare in questi meccanismi che creano, se dipendeva da lei, già una volta venuti a sapere che lo stato dell'arte della medicina era quello, che non si potevano escludere sbocchi di questa condizione, per lei l'essere lasciata morire, lascia che la morte accada, era la cosa più naturale del mondo, perché l'essere lasciati morire per l'umana non nasce dall'amore per la morte, ma nasce dall'amore per la vita, perché vita per lei era libertà di vivere, non condanna a vivere, quello che aveva visto nel suo amico Alessandro, che la medicina crea queste situazioni. Perché questo medico poi non è stato in grado di dire la risposta una volta creata questa situazione, non ci sono risposte, non ci sono soluzioni, pensate voi, sapendo benissimo che negli altri paesi queste situazioni avevano la risposta, cioè veniva ripreso questo processo del morire che loro avevano interrotto. Cioè, lascia che la morte accada in quei termini che voleva l'Eluana, che ci fosse almeno dopo, quando loro avevano creato questa situazione, perché dovete sapere che dal punto di vista clinico non c'è mai stata la benché minima divergenza, cioè loro avevano creato la situazione più paradossale che può creare la medicina in queste situazioni, quindi chi l'ha creato sapeva benissimo, però per lui tutto quello che non è morto cerebrale era vita per questo medico, in base, lui è avvocato chiaro, la sua scienza, la sua coscienza, il suo codice deontologico, il suo giuramento ippocratico e tutto questo. Io gli ho detto, noi cosa abbiamo? Mi ha sorriso come da dire, gli ho detto anche non sai andare rotta. Quindi gli ho detto, scusi, la medicina a questo punto, lasciamo stare che ha esercitato un potere che per noi veramente era inconcepibile. Ma la medicina a questo punto è al servizio della non morte a qualsiasi condizione o al servizio della persona nella sua complessità e interezza? Che l'ha spiegato molto bene questo. Quindi io per avere questa risposta definitiva, allora dovete sapere che ho trovato questo clima culturale che non trovavo interlocutori di nessun genere da nessuna parte.
Quindi ero come un randagio che abbagliava la luna nel rivendicare queste libertà e questi diritti fondamentali che per noi erano ovvi già allora e insiti nella Costituzione, perché senza essere costituzionalisti si sapeva che la Costituzione italiana non lascia discriminare le persone per la loro condizione. Quindi se questa ragazza improvvisamente non era capace più di intendere e di volere, non perdeva il diritto di esercitare l'autodeterminazione, cioè dire un sì o un no alle cure e alle terapie. Quindi per arrivare alla risposta definitiva, voglio essere molto sintetico, noi abbiamo avuto la sentenza che parlava l'avvocato Facchini è del 16 ottobre del 2007, 15 anni e 9 mesi dopo l'incidente, per riconoscere quello che per noi era già ovvio nel gennaio del 92, quello che lei ha letto, che io vi ripeto semplicemente, che questa autodeterminazione terapeutica non può incontrare un limite, anche se ne consegue la morte, l'avete sentito, e non ha niente a che vedere con l'eutanasia, sia chiaro, vengono evocate queste parole ad effetto e queste citazioni, ma non hanno niente a che vedere, perché non c'è una vicenda più lineare, semplice e cristallina di questa delle umane. Pensate voi. Quindi loro hanno verificato, è chiaro nello specifico, che quindi questo diritto vale per tutti. E l'avete sentito anche il medico, sempre questa sentenza è chiaro, che non può avere questo potere e soprattutto nessuno può decidere nel posto né per, ma può decidere con. Allora, per decidere con, noi dando voce alle umane decidevamo con. Poi avete sentito di queste disposizioni o direttive, la stessa cosa, anticipate il trattamento. Quindi la cosa base è non trovarsi scoperti in queste cose. Noi se eravamo scoperti in questa situazione, pensavamo che non ci fosse necessario, perché la ragazza era così. Ecco, per fortuna mi è venuta fuori questa lettera prima in questa fase che è andata dopo i 15 anni, noi l'abbiamo trovato a 15 anni, in modo che ci fosse nero su bianco quali erano i rapporti reciproci dentro la famiglia, in parole povere. Ma poi è quello che ha richiesto questa sentenza, perché tutte le precedenti sentenze che erano state sette erano state cassate. Soprattutto si doveva verificare la condizione clinica dell'umana, che come vi ho già detto non è stata mai oggetto di nessuna divergenza di nessun genere dal punto di vista clinico. Sui convincimenti, ecco, c'è stata un'istruttoria, a parte che io l'avevo detto da subito, a parte che erano chiari anche questi, ma soprattutto le sue amiche, quelle che conosceva, e sempre i genitori, quindi c'è stata questa istruttoria. Quindi pensate voi, quindi la cosa di fondo è, grazie a questa vicenda, oggi chi vuole, chi fa l'approfondimento dovuto e legge questa sentenza che è di 62 pagine, non può più dire di non sapere quello che non può escludere dall'incontro se non ha queste disposizioni. Tutto il resto ve lo risparmio, tutto quello che hanno combinato poi i politici e tutto quello che è stato detto, lo sapete, lasciamo questo per Luigi Di Piazza, questo fatto. Mi interessava solo sintetizzarvi queste cose per ricordarvele, soprattutto perché ricordate subito che questa vicenda, rispetto verso non è mai stata contro nessuno questa vicenda, è chiaro da parte nostra. Era solo per un qualcuno, questo qualcuno era Eluana, tutto lì. Quindi che per le umane rispetto verso se stessi e gli altri, che altri evocano la sacralità, l'indisponibilità della vita, questi principi non negoziabili, hanno il massimo rispetto da parte nostra, ma per le umane era chiaro, anche per la nostra Costituzione, è la sacralità della persona, non della vita, e della sua libertà. Cioè è l'etica della responsabilità che le umane aveva nel suo DNA, se è chiaro. Quindi credo di aver dato a voi i punti cardine di questa vicenda e le altre riflessioni le lascio a Don Luigi, a Don Pierluigi. Io saluto tutte voi e tutti voi con amicizia e cordialità e gratitudine. Cominciare da Don Mario e da tutte, con tutta la vostra comunità. Ho ascoltato con grande attenzione la riflessione di Peppino Inglaro, che conosco da tempo, di Giulia Facchini, nipote del Cardinal Martini, la cui lettera al Corriere della Sera allora suscitò in me un coinvolgimento, una commozione, come in tantissime persone, davvero profonde, anche stasera riascoltandola. Tra l'altro l'avevo anche qui in questa cartellina
l'ho riletta anche in questi giorni. Saluto anche la sorella che ho avuto piacere di conoscere questa sera del Cardinal Martini, oggi a Milano. E Peppino mi ha portato, anche se sotto la pioggia, ma questo non ha sminuito il significato della passeggiata che mi ha fatto, a cui mi ha guidato. Però quando siamo stati di fronte al Duomo siamo entrati e siamo andati a sostare anche sulla tomba del Cardinal Martini, no, quest'oggi. Quindi c'è anche questo nella giornata di oggi, questo lo condividiamo anche con voi questa sera. Io sono qui per la seconda volta con Peppino, quindi in questa chiesa, dopo la prima esperienza di 2 anni fa, io ho ripreso questa esperienza indicandola sia nella chiesa dove sono prete, sia in diversi incontri pubblici, come un segno eloquente di Vangelo, di umanità, di accoglienza, di quell'ascolto che favorisce la sapienza del cuore. Cioè che una riflessione come questa si faccia in una chiesa, io questo l'ho colto come segno che ho diffuso in tante parti di cui ho parlato. Dice la riflessione con Peppino in Claro sulla vicenda di Eluana, sapete dove l'abbiamo vissuta? In una chiesa, qualcuno era stupito, in chiesa. Da allora, come voi, ho continuato a riflettere personalmente anche in pubblico, in luoghi diversi, anche dentro la chiesa di cui faccio parte. E parto anche da una esperienza che già dicevo prima, a tavola, in una situazione che per me era sorprendente, come quella di essere stato chiamato a partecipare al consiglio presbiterale della diocesi di Udine a cui appartengo. Ho posto la questione del fine vita al vescovo e ai preti presenti, partendo proprio dalla storia di Juana, dato che si era vissuta a Udine. Ho detto loro dell'importanza di questa questione, della sua delicatezza, dell'esigenza di informarci con serietà, di essere disponibili all'ascolto, al confronto, e ho fatto una proposta concreta di una giornata di studio per tutti i preti, in cui invitare 2 medici che si dichiarano ambedue cattolici praticanti e che sul fine vita, sulla nutrizione e idratazione forzate esprimono convincimenti marcatamente diversi. Uno è il dottor Gigli, di casa, sia in diocesi sia in Vaticano, una delle persone più intransigenti sulla vicenda di Eluana, adesso è parlamentare anche, e l'altro il dottor Borrasio, che svolge la sua professione fra Monaco e Losanna e che sulla nutrizione e idratazione forzata dice il contrario, cioè dice che sono cure e quindi si possono rifiutare. Le mie parole sono state seguite da un silenzio imbarazzante e impressionante. Nessuno, né il vescovo né gli altri preti, una cinquantina, ha detto una parola, dico proprio nulla. Io mi chiedevo, ma sono io alieno? Ma non sono preti anche loro? Il vescovo non è un vescovo della chiesa, ma le storie delle persone le assumono nella loro umanità, ne sono interrogato, o meglio, sono tornato a casa incredulo e triste. Ben diversi l'atteggiamento e la partecipazione delle persone ad altri incontri. Ricordo fra gli altri uno molto toccante, ne abbiamo vissuti alcuni con Peppino in Claro, anche in Friuli, con dei volontari dell'ospice di San Vito al Tagliamento vicino a Casarsa, patria di Pasolini, in provincia di Pordenone. E ho presente una lettera che mi è giunta da Malta, con sorpresa incredibile. È una persona che ora anche voi conoscerete, perché questa lettera è breve, non impressionante, dico. E una persona ha scritto, dopo la lettura di un libro, io credo, Dialogo fra un ateo e un prete, che raccoglie gli intensi dialoghi fra Margherita Hacke e me. E mi permetto di leggere questa lettera, perché è molto toccante. Caro Don Pierluigi,
Ho appena finito il vostro libro scritto con Margherita. Non posso dire grazie a Margherita perché oggi non c'è più, era già morta. Ma a lei posso dire grazie, in particolare per il passaggio che mi ha colpito di più, quello su aborto, fine vita, testamento biologico. Lei infatti ha toccato un tasto molto personale. Meno di 2 anni fa io e mio marito abbiamo avuto una bellissima bimba, malgrado fosse nata a meno di 6 mesi di gravidanza. La nostra Julia è morta dopo 2 mesi di vita. Da questa vicenda molto dolorosa ho imparato molto. La bambina è nata sana, però a quell'età neonatale i bimbi sono molto fragili e la loro immunità è suscettibile. Dopo le terapie di cortisone che aiutano lo sviluppo dei polmoni, è stata colta dalla setticemia, poi una ricaduta successiva è stata fatale. Nel momento della morte lei era bella, con le guance rosa, piccola ma forte, forse più di me. Le terapie di antibiotici non facevano che danni e nulla più. Perse un dito, i suoi movimenti erano più rallentati. Il dottore è stato molto sincero con noi e ci disse che non c'era più nulla da fare. Se faccio di più, supero i limiti dell'etica, ci disse. Potete sperare, operare una scelta. La prendete per mano e le diamo la terapia del dolore, le cure palliative. Una sottile dose di morfina deciderà lei quando morire, oppure vivrà nella sua piccola casa di plastica finché potrà respirare per conto suo, poi un organo dopo l'altro finiranno di funzionare, voi sarete solamente spettatori di questa scena orribile. Mio marito ed io abbiamo optato per la terapia del dolore, che molti confondono con l'eutanasia. La terapia del dolore ci ha dato l'opportunità di fare da genitori per la prima volta, di tenere la nostra bimba per mano, di cullarla fino alla morte. È stato un passaggio difficile, non ero certa che fosse una decisione cattolica, ma sentivo che era una decisione responsabile di un genitore che non vuole essere egoista e che vuole il meglio per la sua bambina. Lei visse per 14 ore e quando morì era di una bellezza tale che veramente è un ritratto dell'estasi. Se ne andò quando non riuscivo più a vedere che voleva vivere, ma non ce la faceva. Le dissi, vai cara, puoi andare, e se ne andò. Chiesto a Dio di portarmela via per non vederla più soffrire, e lui mi ha sentito. Oggi, dopo aver letto la sua opinione, devo dire che mi ha dato un motivo in più per convincermi che la nostra decisione fu la migliore. Se la morte porta il dolore, la sofferenza, lo smarrimento, porta anche la felicità interiore di aver fatto del bene io amiamo. Queste decisioni portano la serenità, una serenità surreale che non tanti possono capire. Dopo questa vicenda credo che non sono contro l'eutanasia e basta, che una decisione responsabile, rafforzata con il testamento biologico, sia nei limiti dell'etica. È facile opporsi all'eutanasia, ma nessuno pensa a quelli che soffrono. Questi genitori vivono in un limbo di dolore che non ha fine perché non si raggiunge la pace con l'amore. Finché non si raggiunge la pace con l'amore. La ringrazio del suo passaggio che tuttora mi dà forza. Ora sto aspettando un altro bebè. Eppure la nostra bambina ha sempre un posto speciale nel nostro cuore. La esorto a continuare a dibattere su questi temi che sono molto importanti. Mi soffermo sul passaggio. L'impegno costante di tutti dovrebbe essere quello di rendere possibile il vivere, soffrire e morire nel modo più umano. Questa frase è la più lucida descrizione su come si deve vivere e morire. La ringrazio. Lisa, da Malta. Questa lettera arrivata, io ho preso la lettera con commozione, a parte dico come un libro arrivato a Malta, e poi una mamma che si è sentita interpellata, che scrive con questa commozione dell'anima. Scelte e riflessioni che provengono, che salgono dalla vita, dolorosamente diverse dalle posizioni che circa un mese fa, dicevo anche prima agli amici a tavola, si sono udite di nuovo nella sala consiliare della provincia di Udine da parte di un prete
che ha usato ancora il verbo uccidere riferito ai Luani, dicendo che chi muore come Luani non è morta ma è stata uccisa. Questo l'8 febbraio. E un altro prete che ha ribadito che direbbe oggi le stesse parole di 5 anni fa, quando evidenziava la responsabilità del padre con ripercussione di questo vissuto anche nel futuro, nel suo futuro di padre, e che ogni giorno ha accompagnato Luana nella preghiera fino alla morte, nel percorso oltre la morte. Io con tutta umiltà, come diceva prima Mario, Don Mario, senza riparlare, proprio con molta, molta umiltà, però mi chiedo, ecco, se si tratta dello stesso Dio, perché subito io dirò una piccola, umile riflessione anche rispetto a questa decisione che è la fede a Dio. Perché se uno prega e accompagna Luana e poi mette i sensi di colpa in suo padre, io mi chiedo che senso abbia quella preghiera. Credo sia una domanda legittima, perché c'è una tale dissociazione dei vissuti che il senso di quella preghiera interroga. Ecco, un gruppo di preti, tra cui anch'io, avevamo parlato ancora prima, nel Natale 2008, intuendo in qualche modo quello che sarebbe potuto accadere, ponendo alcuni interrogativi di approfondimento sulle diverse implicazioni. Avevamo parlato di una relazione di amore di un padre per una figlia, o fra un padre e una figlia. La riflessione personale di uomo e di prete sulla morte è per me costante, anche per la diretta e continua esperienza della morte altrui e di quello che essa provoca nei familiari, negli amici, nei conoscenti. Per il fatto che essendo prete sono chiamato, uscendo sempre combattuto, come credo Don Mario, dall'essere guai funzionari del sacro, quindi arduo sempre esprimere delle parole, alcune riflessioni sulla morte, sempre partendo dalla persona che si saluta, che se n'è andata. Una delle espressioni questa per parlare della morte, che uno se ne va. La morte credo sia insieme concretezza e mistero. Concretezza, alle volte drammatica concretezza e mistero. È inscindibilmente legata alla vita. Riguarda ugualmente tutti, ma è alquanto diversa la morte, per i tempi, i luoghi e i modi. Difficile parlare di morte naturale, ponendo peraltro attenzione all'uso di questo termine, perché l'essere umano, donna e uomo, è sempre insieme, non solo natura, ma natura e cultura insieme. E cultura è anche quello che la medicina ha operato e acquisito con tutte le implicazioni, come abbiamo ascoltato, non sempre così. Frequentemente la morte è causata e accelerata, ma su questa evidenza poco si riflette, poco si dice, poco si opera, anche da chi si fa difensore della vita rispetto a decisioni come quella, ecco, che ha riguardato il Duano. Non è certo naturale morire solo accennando, anzi essere uccisi dalla fame, dalla sete, da malattie endemiche e curabili, dalle guerre, dalle violenze varie, pensiamo a quelle sulle donne. Non è naturale morire, ancora più precisamente essere uccisi a causa di malattie contratte sui luoghi di lavoro. Dico anche rispetto a chi dice noi siamo difensori della vita, ma non solo quando avvengono vicende come quella di Luana Englaro, ma non come quando si muore a causa dell'amianto, per fare un esempio, oppure a causa di incidenti stradali evitabili, a causa di dipendenze da alcol e da droghe, motivo di gravi sofferenze, di insopportabili dolori dell'animo che portano anche a togliersi la vita. Dovrebbe essere impegno di tutti prevenire il più possibile le cause delle malattie e della morte. E questa prospettiva non è nella logica della presunzione di onnipotenza o di immortalità, ma invece dovrebbe diventare un prendersi a cuore, un prendersi cura della vita nostra,
insieme a quella dei nostri familiari, delle persone, delle nostre comunità in sintonia con tutte le comunità del mondo, facendoci parte di un'unica famiglia umana. Pur prevedendo tutto l'impegno preventivo, su cui peraltro c'è ancora molto da crescere in sensibilità e impegno, le malattie irrompono e provocano. Chiedono risposte umane a chi ne è colpito, ai familiari, agli amici, alle organizzazioni sanitarie, ai medici, infermieri, strutture ospedaliere e di base. Si tratta di prendersi cura non della malattia, bensì della persona colpita dalla malattia, con la sua storia umana, i suoi vissuti, le sue convinzioni, le sue relazioni, il patrimonio umano, esperienziale, culturale, etico, spirituale di cui essere portatrice. Queste dimensioni così importanti, decisive, portano al rispetto della persona, della sua sensibilità, della sua volontà, proprio anche riguardo alle cure e alle loro modalità, esigenze queste recepite e rilanciate dalla nostra Costituzione, all'articolo 32. La libertà di poter decidere deriva dal profondo, innegabile e irrinunciabile dignità di ogni persona. Auspichiamo tutti che gli interventi dei medici e degli infermieri siano sempre guidati da questa attenzione e che riescono a unire profonde sensibilità umane e grande competenza medica fatta di studio, di esperienze, di riflessione e di grande rispetto per ogni persona. Noi sappiamo che le persone possono essere colpite da malattie gravi, progressive e degenerative, a tal punto che gli interventi della scienza medica, della tecnologia medica, pare che in quel momento interrompano il processo verso la morte, che sopraggiungerebbe indubbiamente se non ci fossero a quel livello, e quindi stabilizzano una condizione di vita biologica, però con profondi interrogativi sulla qualità di quello stato di vita, sui vissuti delle persone colpite, sulle relazioni con i familiari. Le persone, a causa ad esempio di incidenti stradali, come nella storia di Luana, possono trovarsi in una condizione non voluta quando c'era stata la possibilità di esprimersi, come ha detto un momento fa Peppino Inglano, per l'intervento della tecnologia medica che di fatto ha interrotto il sopravvenire della morte, che era ormai scritto in quella situazione drammatica causata dall'incidente. Quindi le persone si trovano o in stato vegetativo permanente. Ci sono ancora le storie di persone come il Cardinal Martini, che dopo un tempo lungo e consapevole di malattia via via aggravata, dopo un accompagnamento pieno di competenza, di vicinanza, di delicatezza amorevole, dopo un'intensa riflessione in se stesso, con gli altri e con Dio, decidono che è giunto il tempo di non insistere, bensì di affidarsi, di andare verso sorella morte, chiedendo già di riposare con l'affetto tangibile, la mano nella mano dei familiari, come la lettera della nipote Giulia ha testimoniato con commozione. Le storie delle persone ci insegnano, e sono davvero tante, che ci sono persone che stanno accanto ai loro familiari in qualunque situazione essi si trovino, anche quella più estrema, vegetativa, senza porsi o non ponendolo pubblicamente la questione di quale vita si tratta, con quale esito, affidandosi a quel percorso fino a quando continuerà. Ci sono altre persone, come Peppino Inglaro, tanto che qui, ma altre, che si pongono la questione del rispetto, della volontà di chi è costretto quella condizione estrema che aveva dichiarato di non voler accettare quando poteva farlo, quando si era espressa come Luana. Nel contempo, perché c'è stato un passaggio anche psicologico, anche attraverso i mezzi di informazione, anche a Udine ma in tutta Italia,
quando c'è stata l'attuazione della, no, che abbiamo visto anche, no, descritta, l'attuazione di quello che era stato deciso, diciamo, dalla magistratura, dalla Cassazione, c'è, dato che tanti hanno presentato la situazione in modo non corretto, si è quasi ritenuto da parte di diversi che Luana non fosse stata curata, fosse stata abbandonata. Questa era stata la percezione. Dice, se la lasciano morire così, come ha detto anzi quel prete l'altro ieri, se è stata uccisa, vuol dire che non è stata accompagnata con amorevolezza e con cura necessaria, ma anzi, quasi già da tanto tempo, si faceva di tutto per farla morire. Questa è stata la percezione di scorretta di diversa gente alimentata da certi mezzi di informazione. Ci sono persone, e possiamo esserlo anche noi, che preventivamente, ora l'abbiamo sentito descrivere così e leggere, abbiamo potuto leggere, con libertà e responsabilità si sentono di esprimere una decisione, una volontà, qualora un domani si trovino in una condizione estrema che si ritiene già da ora di non accettare. In una società laica e pluralista le diverse posizioni dovrebbero essere possibili e dovrebbe esserci una legislazione il più possibile attraversata l'attenzione alla dignità della persona, attraversata da una profonda umanità, per uscire da quelle contrapposizioni assurde fra chi sarebbe per la vita, contrariamente a chi sarebbe per la morte, anzi sarebbe operatore di morte. Ecco, il Cardinal Martini, anche io avevo riletto il caso, ancora due passaggi e concludo, il Cardinal Martini aveva detto fra tantissime, non so, immensità di riflessioni a cui anch'io mi sono nutrito in questi anni, e quella rileggiamo, l'avevo notata anch'io qui, la crescente capacità terapeutica della medicina consente di protrarre la vita pure in condizioni un tempo impensabili. Senz'altro il progresso medico è assai positivo, ma nello stesso tempo le nuove tecnologie che permettono interventi sempre più efficaci sul corpo umano richiedono un supplemento di saggezza per non prolungare i trattamenti quando non giovano più alla persona. In alcuni casi la sofferenza può essere davvero insopportabile. Qui è necessaria la terapia del dolore e molta comprensione per chi è entrato in un'esistenza estrema se ne voglia liberare. Sono di una saggezza, di una profondità che in lui ho letto, da quello che ho capito di lui, mette insieme il grande biblista, il grande saggio, grande intellettuale, l'uomo dello spirito profondo, ecco. Perché esprimersi così è l'espressione di una sapienza del cuore, non è solo intelligenza che parla così, la saggezza del cuore. Martini ha sempre voluto e seguito tutte le terapie utili, ma anche accettato il fine vita come il fatto più naturale possibile, rinunciando a quei supporti straordinari che alle volte non servono ad altro che a prolungare l'agonia, e ha chiesto coscientemente e serenamente di essere sedato, addormentato e di entrare in pace nel passaggio misterioso della morte con l'affetto concreto, tangibile dei suoi familiari, con il sostegno e la consolazione dell'affidamento al Dio in cui ha creduto e sperato nella sua vita. Aveva sempre colpito, ecco, quello che diceva Cardinal Martini, quando diceva, ma ho pensato qualche volta perché Dio non ci abbia evitato la morte. Però poi ho pensato che il passaggio della morte è per noi la possibilità più estrema di potersi affidare totalmente a Lui. Perché su altre situazioni della vita possiamo avere altre vie di uscita, altre porte di uscita, ma in quella situazione della morte siamo chiamati a esprimere il massimo affidamento a Lui. Ecco, io concludo con questa
aspetto, ecco, della fede, no? Ecco, io in brevissimamente, ecco, no? Ecco, per chi vive una fede che è ricerca, che è dono, che è grazia, che è affidamento, che è dubbio, che è interrogativo, è ancora ricerca, è ancora affidamento, questa scelta rispetto anche alla morte non è contro Dio, come qualcuno pensa, in quanto ritenuto principio e fonte della vita e accogliente nella morte, bensì al cospetto di Dio, in sua compagnia, nel dialogo, nel dibattito con Lui, nella confidenza in Lui, nell'affidamento a Lui, di quella decisione libera e responsabile di entrare nella morte, liberandosi da quegli impedimenti che per ora non permettono questo percorso. È una decisione con quella libertà che Dio ci dona e di cui siamo responsabili nelle diverse situazioni della vita, e anche in questa che riguarda la relazione fra vita e morte, che riguarda la morte stessa. Io sento che queste riflessioni dovrebbero diffondersi in tutti i nostri territori, perché c'è tanta sofferenza in tante persone, c'è tanto bisogno di sentire l'eco negli altri di quello che si vive, di incoraggiarci a vicenda, c'è un'esigenza profonda di speranza, ma di umanizzare il più possibile, come scriveva Lisa da Malta, umanizzare tutte le situazioni della vita, e quella del dolore in modo del tutto particolare. Grazie. Anche se è un po' tardi, però se qualcuno davvero avesse degli interventi, ovviamente brevi, mirati, facciamo le conferenze a come contrattare, lasciamo ancora un po' di spazio. Le questioni sono tante, tantissime, lo sappiamo. Molto grazie. Prego, dottor Blasi. Grazie. Ma quello che ho sentito suscita una quantità enorme di interrogativi. Io credo che in gran parte sia anche un demerito della classe che interiormente rappresento, quella di non essere in grado di seguire una certa evoluzione nei suoi principi. Noi siamo ancorati, credo ancora, al giuramento di Esculapio, il quale andava bene fino a quando le cose andavano migliorando un po' per volta, poi questa accelerazione esponenziale di nozioni, di ricerche scientifiche, di risultati, hanno fatto sì che sia non più alla pace, direi. Si ignora completamente tutto quello che sono le questioni di inizio vita e di fine vita, che non possono oggi essere viste come erano viste nei secoli scorsi. Questo è abbastanza importante. E quindi credo che in parte siamo noi non in grado di dare un contributo veramente fattivo e che modifichi l'atteggiamento che il medico, perché io ho sentito dei medici dire dobbiamo mettere una PEG, cosa per nutrire, ma come facciamo la figlia, vuol mica lasciarlo morire di fame, no? Questo fa il paio con il medico, con il sacerdote che diceva che è stata uccisa e questo. Però direi che un po' di colpa ce l'ha anche la Chiesa, direi, perché la Chiesa tutto sommato
rinnega il principio che ognuno di noi è un individuo. La Chiesa non vuole che gli individui decida. Quando si parla di vita come dono di Dio, evidentemente questa diventa una cosa sacra, se uno ci crede, e quindi non posso disporne io. In realtà siamo sempre extra ecclesiam nulla salus, siamo un gregge. Siamo un gregge, la pecora deve, il pastore va a prendere la pecora, ma semplicemente perché si è attardata a mangiare, dell'erba bella, e se la pecora dice al pastore, ma a me mi sembrava bella, no, tu mangi dove lo dico io. E quindi questo è un po' l'altro aspetto che blocca un po' tutta l'evoluzione verso quello che ho sentito meravigliosamente questa sera. Grazie. Ugo, Paolo Sandberg. Ma io sono una pecora molto felice di essere pecora. Dico sempre, insomma, è così bello essere pecora quando si ha un bel pastore. Quindi la cosa non mi dispiace. Allora diciamo che io che faccio parte della Chiesa dirò qualche cosa, forse per rispondere a quella domanda che a un certo punto mi è venuta da una signora che dice sì, abbiamo fatto questa cosa, mi è sembrato di far bene, ma sarà una soluzione cattolica? No? Cioè c'è sempre il dubbio che tra una cosa... sì, così va bene. No? Allora, noi abbiamo una scrittura che è un fondamento, no? Anzi, il fondamento è Gesù Cristo. E per esempio qui c'è un passo di Paolo, della prima lettera dai Corinzi, che non so come mi è venuto in mente stamattina pensando che venivo qua, no? E allora semplicemente, specialmente pensando al versetto 22, che è uno dei penultimi, ve lo leggo e direi che si commenta da sé. La sapienza, nessuno si illuda, se uno pensa di essere sapiente tra di voi in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente. Perché la sapienza di questo mondo è follia davanti a Dio. Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro. E Paolo, e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la vita, e la morte, e il presente, e il futuro. Tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Fine del passo. Allora, io direi al Signore che mi ha preceduto che effettivamente la Chiesa dice, e fa bene a dirlo, che la persona non è soltanto un individuo, o meglio, se la persona si limita ad essere un individuo, va verso la morte. Se invece ciascuno di noi, diciamo, va verso Cristo, si apre un'altra cosa che si scopre, diciamo, man mano che si va avanti verso di Lui. Allora, non è che poi ci sia, diciamo, un regolamento da osservare. Quindi, sulla questione della sacralità della vita, mi pare che questo passo, per esempio, dimostri che non c'è nessuna sacralità della vita, perché se Paolo dice tutto è vostro, diciamo, voi, appunto, potete disporre della vita e della morte. Ma voi siete di Cristo, cioè, quindi, come dire, non sono più io che decido, quindi qui è la differenza, diciamo. Cioè non è più una scelta individuale, ma è una scelta che nella persona che è diventata abitazione dello Spirito fa, e quindi, diciamo, pensa, lì è la famosa coscienza, no? Di cui si è parlato, però come dice la Chiesa, una coscienza illuminata dallo Spirito Santo.
Guardate, io volevo ricordare solo una cosa, visto che sono state qui delle citazioni. E il nostro grande Leonardo Sciascia, questo scrittore, ha scritto nel suo ultimo libro una cosa che io ho fatto sempre mia come citazione: in certe situazioni della vita, quello che aveva percepito bene Deluana, non è la speranza l'ultima a morire, ma il morire è l'ultima speranza. Sempre questa rivendicazione lascia che la morte accada. E soprattutto per il fatto che l'altra citazione è Mandela, per rivendicare, sapete tutti, per rivendicare il più banale dei diritti, la parità fra i bianchi e i neri, è rimasto in galera oltre 27 anni, quasi 28 anni. E De Luana, per rivendicare il più banale dei diritti, lascia che la morte accada, è rimasta intrappolata, pensate voi, 17 anni e 22 giorni. E questo è da dire. E questa vicenda, perché voi dovete anche leggere tutto quello che è stato scritto contro, ma questa vicenda, da parte che l'ha vissuta sulla sua pelle, non prendo nessun provento, non è uno spot per questi due libri. Uno è scritto Eluana, la libertà, la vita, cioè quello che lei diceva, vita, è quella che lei poteva dare un senso, non che altri davano un senso per lei. Aveva delle idee, non dico chiare, ma chiarissime, sin dall'inizio. E questo libro è dedicato alla madre, perché dobbiamo ricordare che lei aveva una madre che loro vivevano insidiosi, veramente. La suora che si è occupata, guardate, io l'ho fatta nascere, in questa, era allora una maternità, ed è il proprietario di questa congregazione, di questa piccola congregazione delle suore misericordine. Quando è nata lei nel 1970 c'era anche l'ospedale civile. Ho scelto questo perché loro sapevano veramente, l'ho chiesto per cura anche in queste situazioni al massimo livello, come poi noi abbiamo stabilito, perché il primario è chiaro, in base ai suoi convincimenti, è chiaro che non hanno avuto le migliori cure, ma come vi ho già detto avrebbe detto un semplice no grazie a questa offerta terapeutica e non c'è verso, quindi gli ha fatto ottenere le migliori cure, ma questo era normale questo. Quindi grazie a questa vicenda oggi tutti potete dire che non, cioè, grazie a questa vicenda non ci può essere nessuna malattia terapeutica, come Leguana che non la voleva, ha avuto le migliori cure, chi le vuole le deve avere, non c'è verso. Quindi dobbiamo un grande grazie a Leguana per questa situazione, deve essere chiaro. Quindi questo è, quindi, sempre tornando a queste suore, loro l'hanno pulita bene, però la suora che l'ha pulita bene aveva un sacro rispetto della madre, perché se l'ha vista lei consumarsi come una candela accanto al letto, quindi aveva veramente un sacro rispetto, quindi ha potuto capire che l'unica vera grande autentica espressione d'amore in questa vicenda era la madre, sia chiaro, e questo è la suora stessa che l'ho sempre sottolineata. La seconda vicenda, questo è il secondo libro, è La vita senza limiti, è quello che crea la medicina a suo malgrado, che non può né prevedere né evitare se procede con la reanimazione ad oltranza. E la morte di Luana è uno stato di diritto, qui non vuole aggiungere niente perché l'ha spiegato molto bene l'avvocato Perchini. E questo, ecco, vedete, quando si rivendicano libertà e diritti fondamentali in un regime costituzionale bisogna rivolgersi alla magistratura, sia chiaro. Era stata avanzata anche la richiesta delle istituzioni, ma avete visto quello che sono state capaci le istituzioni e poi la classe politica, tutto quello che ha sollevato che io vi ho risparmiato. Quindi questo è dedicato invece alla magistratura, perché in questa vicenda, col cittadino qualunque, non si è dimostrata serva di nessun potere, pensate voi. Quindi chi ha scritto questa sentenza, come ha già detto, l'avvocato Facchini, è già uscita non solo dai confini nazionali ma anche europei, che il problema è un problema universale, la vita e la morte, non c'è verso. E qui è un Alberto Giusti, è un cattolico, pensate voi. Quindi, è tutto, quindi la magistratura in questo caso non si è dimostrata serva di nessun potere, mentre gli altri complacenti poi volevano guadagnarsi questi voti, cioè dei squali di interesse di potere. Quindi questo secondo libro è dedicato a loro, perché veramente dovete sapere che abbiamo una magistratura che veramente si è fatto su certe situazioni soprattutto. Quindi un grande grazie anche alla magistratura. Sì. Bene. Allora, io ho una considerazione soltanto su quello che hai letto e proposto all'Assemblea, e che ho
sottolineato anche nella presentazione, cioè non tutti siamo credenti, e quindi uno che si sente dire voi siete di Cristo, no? Ma e siete di Dio, cioè qualcuno sente un linguaggio astruso, per cui il fatto di non imporre e non imporsi mi sembra la cosa più naturale tra umani, no? E tra credenti e non credenti o diversamente credenti. Questo mi preme sottolineare, perché le contrapposizioni che si sono create e si creano in modo particolare oggi all'interno della società civile è per il peso troppo forte che le direttive della Chiesa hanno e condizionano, politica e non. Anche penso campo medico, obiettori, non obiettori. Ecco, io mi permetto di dire semplicemente questo, perché conosco un po' chi è presente e mi pare giusto. Ma il mio pensiero. Bene, si è fatto certamente tardi e come siamo soliti concludiamo alla nostra maniera. Intanto dicendo grazie, 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 no, a chi ha sapendo comunque che uno viene da Udine, da Lecco, siamo incrociati, Milano, per venire qui, chi è partito da Torino alle 5:30, chi alle 6:30 chiudendo l'ufficio, abbiamo mangiato un boccone insieme proprio di fretta per impostare la serata, è una fatica gioiosa, comunque uno scambio sempre arricchente. E noi lasciamo sempre un pensiero a chi se ne va dopo la serata, cioè se ne va a casa. Tanto è un pieghevole della Chiesa che riproduce adesso il crocifisso, no? Il crocifisso senza il Cristo, perché noi sottolineiamo la risurrezione. E dicevo, se qualcuno mi dice, lo ribadisco, chi ha rimesso Cristo in croce dopo la deposizione nel sepolcro, io lo rimetto. Documentati, non così. Noi siamo testimoni della risurrezione, certo anche, ma soprattutto della risurrezione, e oggi c'è bisogno di questo annuncio. E lasciamo. È stato problematico stasera organizzarci. Comunque lasciamo questo pieghevole come ricordo. E dicevo prima Peppino, mi spiace di non aver più trovato la cavadora non di Murgia, no? E ne ho trovato solo una coppia e l'ho data a Peppino, l'altra di Murgia, non so se la conoscete. Sì, ma così. Casomai invece a Marcella Simone mi ha chiesto di contribuire per il ponte. Scusa Marina, ho dato il libro di Maggi, Alberto Maggi, Chi non muore si rivede, perché può trarre degli spunti per andare negli ospedali di malati terminali a leggere la testimonianza, tra l'altro dovrebbe venire anche qui, speriamo, quanto prima. Noi solitamente ci autofinanziamo, sappiamo come utilizzare, insomma, non so quanto ci chiederanno di parcella, non ci spaventiamo, ma è uno scambio sempre culturale molto bello. Beh, no. Sì.
Ringrazio anche Alessandro, pilotato veloce, aspettavamo qui per le 8, le 7 e mezza. Il prossimo appuntamento per l'iniziativa Abitare, Vivere, Abitare Insieme alla Città sarà a Vallemosso il 3 marzo prossimo, in treno di Torino, vediamo. E a una chiesa più voci, concordata proprio oggi con il dottor Adriano Nuala, il 26 marzo, quindi un mese, questa sera, oltre la vecchiaia. Sapete cosa vuol dire? E cosa può consistere, cosa c'è dietro? E concludiamo con questa preghiera del Cardinal Martino, la parte semplicemente, che ha scritto al termine di una sua lettera pastorale nel 91-92 sui mass media, il lembo di Mantua. E al termine ha scritto una preghiera stupenda, ne leggiamo ovviamente soltanto una parte, così la assaporiamo direi bene con Maria e ci mettiamo in piedi. Grazie a tutti, buon rientro a casa. Passi dei libri, i libri ci sono, dei libri in fondo alla chiesa, Umanità di Dio, Io credo, Il testamento spirituale di Margherita Hoch, di Don Di Piazza e di Ugo Rosenberg, editore, Vita di Mosè, che è di Carlo Maria Martini, e Vita. E anche sono libretti, se volete. Prego.